Ciao ragazzi, prima di farvi vedere il video che abbiamo fatto a Londra, voglio fare una breve introduzione. Questa volta abbiamo un po' mischiato le carte in tavola. Invece di fare un video lungo dove mettiamo dentro tutti i giorni, tutti gli itinerari che abbiamo fatto a Londra, abbiamo deciso di fare qualcosa un po' più di fresco e leggero, e cioè abbiamo messo un video per ogni giorno. Un giorno un video, siamo stati 4 giorni a Londra, 4 giorni, 4 video. Metterò tutto dentro una playlist e i link saranno de nelle descrizioni. E adesso non voglio più farvi perdere tempo e vi lascio la visione del video. E buona visione, ciao! Ciao ragazzi, oggi vi portiamo a Londra, siamo arrivati a Stansted all'una del pomeriggio e ci abbiamo messo tra treno e metropolitana arrivare all'hotel 2 orette. Adesso vabbè, siamo già andati in hotel, la stanza è enorme, sarà mezzo metro quadrato e adesso come primo giorno il posto più vicino all'hotel andiamo a visitare Notting Hill. Eccoci qui a Portobello Road e visto che oggi è mercoledì non c'è tanta gente, siamo tornati sabato per le bancarelle d'antiquariato e ti assicuro che c'era molta più folla. Notting Hill è un quartiere iconico nella parte occidentale di Londra, diventato ancora più famoso grazie al film del 1999 Notting Hill con Hugh Grant e Julia Roberts. Il film ha reso celebri varie location del quartiere, come la libreria e la famosa porta blu della casa del personaggio di Hugh Grant. Eccoci a Lancaster Road, una via con eleganti case vittoriane ed edoardiane, molte delle quali sono state restaurate mantenendo il loro fascino storico. Una delle caratteristiche distintive di Notting Hill sono le sue case a schiera dai colori vivaci che contribuiscono al fascino visivo del quartiere e sono diventate un punto di riferimento per turisti e amanti della fotografia. Pensavamo di aver trovato la libreria del film, ma ci sbagliavamo di grosso. La vera libreria del film ora è un negozio di souvenir e si chiama The Travel Book Shop Company. E adesso ci mangiamo un donut per il prezzo di 5 sterline. E ora ci spostiamo a piedi verso il giardino di Kensington e vediamo la chiesa pentecostale di Kensington e un pub molto fotografato, il The Churchill Arms, costruito nel 1750 e pare che i nonni di Churchill ci andassero a bere. Ed eccoci alla St. Mary Abbots. L'attuale struttura della chiesa è stata costruita nel 1872 ed è famosa per avere l'aguglia più alta di Londra, ben 85 metri. Ami viaggiare? Allora non perdere tempo e iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato sulle ultime destinazioni e suggerimenti. Se il video ti piace, ricordati un like e condividilo con chiunque. Eccoci a Kensington Gardens, un tempo giardini privati di Kensington Palace. Ed eccoci davanti a Kensington Palace, che si trova proprio nei giardini di Kensington, è una delle più importanti residenze reali inglesi e qui nel 1819 nacque la regina Vittoria. Qui vediamo la statua dedicata alla regina Vittoria. Kensington Gardens è uno dei parchi reali di Londra. Il parco è noto a generazioni di bambini inglesi perché in esso è ambientato il libro di Peter Pan. Questo monumento è in memoria dell'esploratore di nome Speke. Ed ecco la statua di Peter Pan. Ecco il giardino italiano. Si dice sia stato un dono del principe Alberto alla sua amata Vittoria. La struttura ricorda il giardino della Osborne House sull'isola di Wight, dove la famiglia reale trascorreva le vacanze.
parchi di Londra trovi un sacco di scoiattoli amichevoli. Guarda questa fontana, è dedicata a Diana, ma non ci ha proprio convinti, diciamo che preferiamo altro. Comunque siamo ad Hyde Park, proprio accanto ai Kensington Gardens. Ormai è sera e ci dirigiamo verso un bel pub per cena. Guarda Nadia, sembra proprio felice di mangiare. Scherzi a parte, eravamo davvero stanchi entrambi, ma un buon pasto ci ridarà le energie. Naturalmente, cosa possiamo mangiare a Londra? Fish and chip e steak pie, che è un ottimo tortino ripieno di carne. E così il nostro primo giorno si conclude qui. Ora tutti a nanna per ricaricare le energie per domani. Ci aspetta un'altra giornata emozionante a Londra. Ciao da turisti squattrinati e non dimenticatevi di iscrivervi e lasciare un like se vi siamo piaciuti.